Per certo, però, è che a Maria Sofia spetta la cittadinanza onoraria per l'Alabama. A parte le battute, direi che anche per oggi è tutto. Fatemi sapere cosa ne pensate voi. Nessuna persona sana di mente potrebbe pensare una cosa diversa da quella che abbiamo detto stasera. Grazie come sempre agli abbonati per il supporto e direi che ci becchiamo alla prossima. Oh Cristo, Madonna di Dio, che stracazzo sto sentendo, porca troia. Allora, sono le 10, vediamo un attimo. Ci abbiamo una puntata di Cucine da Incubo che è molto interessante. Ma sì, vai, andiamo con Cucine da Incubo. A pochi chilometri dal centro di Alessandria c'è Lobby, una frazione Lobby. di poche C'è Lobby, c'è Lobby. anime, sperduta nella provincia piemontese. I giovani hanno ormai abbandonato il paese e le strade del piccolo centro appaiono deserte e spettrali. Ok, già visto. No, vi prego, dai, non ditemi che l'abbiamo già visto. Non mi pa no, questo qui non l'abbiamo già visto. No, qui non l'abbiamo Qui già si visto. trova Alba Choc, un locale gestito da Luca. Non mi pare, ragazzi. Familiare, ma non mi pare. Non ricordo un nome del genere. Un ex paracadutista. No, ragazzi, non l'abbiamo mai visto questo qui. Io non ho mai visto uno che avesse un fucile da cecchino in mano. No, ragazzi, non l'abbiamo mai visto. Non ho mai visto una puntata con uno che avesse un fucile da cecchino perché mi sarebbe rimasto impresso, ragazzi. Dai, mi sarebbe rimasto impresso uno con un fucile da cecchino in mano, Voglio dire. Ho fatto 3 anni nell'esercito. Scusa, che cazzo c'entra? Non ho capito. Che cazzo c'entra il ristorante? Ho fatto 3 anni nell'esercito, ora sparo ai clienti. Ora sparo ai clienti che entrano. Ma che cazzo. Da sottotenente, una vita, oserei dire, la più bella del mondo. Questo qui già è pazzo. Questo qui già è pazzo. Poi, per vari motivi di incomprensione con i superiori. Quali motivi di incomprensione con i superiori? Ho sparato in faccia al capitano, ho sgozzato il maggiore e scopato il colonnello. Per svariati problemi, la caserma si stava desertificando e ho dovuto abbandonare. Phasmadev, grazie per i due. Dal 99 gestisco questo locale. Nel 2004 le cose si sono andate anche abbastanza benino, l'abbiamo acquistato insieme a mia moglie e a Florina. Florina? Ho conosciuto Luca 11 anni fa, dopo un paio di mesi abbiamo. Mi ha rapito, sequestrato con le forze speciali, mi ha portato in Cambogia per una missione segreta. Abbiamo cominciato un po' a lavorare e mano a mano che passava il tempo lavoravamo ancora di più. Il livello della clientela. Il livello! Ma come parlo? Il livello! Era medio-basso. Tendente al basso. Erano tutti Viet Cong reduci che venivano a bere birra. C'è il vino gratis. Come c'è il vino gratis? Forse venivano più per il bere che. Ma come c'è il vino gratis? Ma che cazzo di strategia di marketing è il vino gratis? In un ristorante? Il vino gratis? Porca troia! Cazzo, saperlo prima ci andavo anch'io! Ma che cazzo dici, oh! Cioè, basta saperlo prima, porca troia, ci andavo pure io qua! Cazzo, il vino gratis, raga! Andavi lì, ma ti sbronzavi a merda, ordinavi un piatto di pasta! Cioè, ma che Non cazzo! per la qualità del mangiare, però incassavi. 2 anni fa, il crollo totale. Minchia, zio, se stai facendo fallire un ristorante che ha il vino gratis, io te lo dico, questa sarà la puntata più disastrosa di tutta la storia, di tutte le puntate che abbiamo mai visto, eh. Ragazzi, far fallire un ristorante, non far venire clienti in un ristorante che ti regala il vino, vuol dire proprio che c'è una roba, ma di una catastrofe mai vista, eh. Secondo me i problemi dipendono da Luca. Dà troppo da mangiare a troppo poco prezzo. Beh, questo non è un. Signorina, questo è un problema per gli incassi, non per i clienti, però. E quindi ovviamente uno ci rimette. Lì è tutto self-service e la gente spreca poi. Luca ha tutto lo staff contro, ma non sembra intenzionato a cambiare le sue idee. No, però Luca, scusami, tu hai fatto il paracadutista al militare, Good Morning Vietnam, però di marketing te ne intendi quanto io me ne intendo di architettura moderna. Cioè, un ristorante che ha il cibo a buffet e il vino gratis.
Ma chi cazzo sei? Lo sceicco del Brunei che hai 40 milioni da sputtanare? Cioè, scusa, come cazzo guadagni con sto locale? Non ho mica capito. Il vino è sempre gratis e il menù fisso è troppo economico. Ragazzi, 25 euro. Ragazzi, 25 euro per vino gratis e carne a buffet. 12 euro e... Ma ragazzi... 20, ma voi sapete quanto spendete in un locale se mangiate 8-9 etti di carne? Cioè, mettete che voi avete una gran fame e vi scofanate 8 etti di carne con vino, un litro di 8 etti di carne, un litro di vino, 25 euro. Cioè, ma che cazzo, ma... L'aspetto del profitto, che secondo me è l'aspetto principale. Sì, dipende dalla qualità della carne, però. Non lo calcola proprio. Ma 50 euro li cacci fuori, eh. 50 euro li cacci fuori, eh. Se vai a ordinarti da qualche parte una fiorentina da 8 etti, che senza osso viene fuori 5 etti di carne, d'un litro di vino, del pane qualcosa, 50 sacchi fuori, come minimo li tiri, eh. Ma come minimo... Luca non affronta mai i problemi in prima persona e sembra ignorare le reali esigenze del suo ristorante. Io ho detto minimo. A star poi... fuori a far la griglia e non pensare a nient'altro. Ma infatti ho detto proprio ad minimo 50. Ad occuparsi del locale infatti è qualcun altro. Sì, ma per terra perché c'è un residuato bellico della seconda... Cioè, per terra c'è più polvere che nella centrale di Chernobyl. Florina fa la spesa, fa le pulizie, fa da mangiare, cioè fa tutto lei. Vabbè, certo, è una donna, che cazzo... Questo aspetto non è strano, qual è il problema, scusa? Angelo, grazie per gli 11. Sembra che comando la qualità io, è questa qua, Pocatino. Abbi pazienza. Lui. Per migliorare la propria situazione, Luca ha investito tutti i suoi soldi in costose attrezzature professionali. Ma che cazzo? Luca, porca troia, porca madonna. Ma perché io devo bestemmiare? Già mi sono innervosito prima. Luca, Dio santissimo, lodato nell'alto dei cieli, quel grandissimo... Se non guadagni niente, ma potrai spendere tutti i soldi in macchinari? Ma che idea di merda è? Sei la cazzo di Mulino Bianco? Sei una fabbrica? Che cazzo ti servono i macchinari se tanto svendi i prodotti? Ma che cazzo di idea è? Non ci servono o potevamo fare a meno. Ha comprato... Che è sta cappella deformata? Per esempio il forno della pizza l'ha utilizzato per uno o due mesi e adesso non stiamo facendo più la pizza. Giusto, utilizzo. giusto. Son, grazie per i 15. Mattino, spendiamo 10.000 euro per il forno della pizza, ma noi non facciamo pizze. Esatto. Lo teniamo lì per bellezza. Sono acquisti che non recuperi. Le stranezze del Baciok, però, non sono finite. Alla salute, innanzitutto. Ma c'è uno normale in sto locale? Ma c'è una persona normale in questo locale? O siamo al Cotoleggo? Ma cos'è sta roba? Ma chi è? C'è il vino gratis, abbi pazienza. Master, grazie per 17, Valentino. Ragazzi, c'è il vino gratis, abbiate pazienza. Marutan, grazie per i 4, Valentino. Raga, c'è il vino gratis. Questo sai che mi ricorda? Questo mi ricorda, ve la ricordate la puntata, quella in Sicilia? Quella in Sicilia dove c'era il vecchietto in Sicilia, la Tana du Padrino. Ricordate la puntata La Tana du Padrino, che c'era il vecchietto? Sì, lui è uguale, lui è l'equivalente, solo che alcolizzato. Ready? A buena sera, buena again, a red... Lui fa karaoke lì. Are we strain the swing? Rosin and rose, running a lane. Ma chi è questo? Le stranezze del... Secondo me era un ictus. Secondo me gli è venuto un ictus parziale nel lobo destro. Ma ciò che però non sono finite. Alla salute, innanzitutto. Oh,
Questo sei tu all'orale di inglese a scuola, quando ti chiedono di parlare in inglese. A shane away, I wanna a shane away. E questo è quello che dici tu quando la tua tipa ha finito di ciucciarti il pisello, sei venuto e fa, ti è piaciuto, e tu, a shane away, I wanna a shane away. È quello che fa quando sei venuto e lei continua. E tu sei lì che, a shane away, I wanna... Luca ha deciso di ospitare all'interno del suo staff un personaggio molto particolare. Ma ce ne siamo, infatti vedi che è ubriaco, te l'ho detto che è ubriaco, guardalo lì. Misty, grazie per i tuoi patatino, guarda, è già alcolizzato sto qua. Un suo vecchio e inseparabile amico. Io all'interno del Bacioc faccio l'intrattenitore. Secondo... Ah, intrattenere lei e andare sui tavoli a fare a Jenna Way. Secondo me il ruolo di Massimo non ha alcun senso. Enjoy yourself. Ma perché parli inglese che parla? Enjoy yourself. Ma perché parli inglese che non sai neanche che cazzo stai dicendo? Scusami. Vai dai clienti. The cat is on the table. The pen is on the table. E a shane away. Enjoy yourself. No pain, no gain. Stay strong. Ma che cazzo? Ad alcuni clienti potrebbe anche dare fastidio la presenza di qualcuno che parla mentre stanno mangiando. La situazione del Bacioc è disperata e le prospettive per i titolari sono drammatiche. Lavoriamo 7 giorni alla settimana, il risultato economico è negativo, ho bisogno proprio di un aiuto, di qualcosa che io non riesco a inquadrare dove... Ma che cazzo dici? Come fai a non riuscire a inquadrare il problema? Vendi carne a buffet con vino gratis a 25 euro, hai un dislessico cerebroleso che fa casino in sala e hai speso tutti i risparmi in macchinari di merda. Ma come fai a non capire qual è il problema? Lo sbaglio. Lo chef Cannavacciuolo sta per arrivare al lobby. Io non oso immaginare che cazzo succede in sta puntata. Ad attenderlo c'è uno scenario davvero desolante. Lobby. Si presenta proprio bene questo paese. Non c'è un'anima viva. E sono scappate tutte da quando ha aperto il ristorante, capito? Deve stare nel Far West. Nel Far West, è arrivato l'altro. Qua è tutto chiuso. Persino le scuole. E che cazzo ne fanno delle scuole con un maestro d'inglese come quello lì, scusami? Allora, bambini, oggi impariamo il verbo essere. A shane away. Oh mio Dio. Finalmente, oh. Bello, complimenti, una discarica a cielo aperto di Calcutta. E qua che? Ma fa che sei arrivato tardi? Si mangia quello che c'è per quello che non c'è, mutismo e rassegnazione. Miglia, complimenti, cazzo, mi fa proprio venire voglia di entrare nel tuo locale, porca troia! Si mangia quello che c'è, per quello che non c'è, mutismo e rassegnazione. Miglia, porca troia, zio, complimenti, cazzo! Mi fa proprio venire voglia di mangiare nel tuo locale, merda! Cioè, la mensa delle suore era così, cioè, cazzo... Porca, questo è un cartello che era messo fuori dal gulag in Siberia. Proprietario del locale Stalin Josef. Porca troia. Buongiorno. Davi, grazie per il nome, patatino. Eravate già chiusi. Buongiorno, piacere Paolino. Salve. Buongiorno. Ci ha fatto una buona impressione. Speriamo ci possa aiutare. Sono Florina. Luca. Mi è piaciuta la stretta di mano dello chef. Allora oggi mi fa mangiare qualcosa? Sì, volentieri. Vederlo qua non ti sembra vero? Questa ce l'ha con le doppie, raddoppia tutto. Posso avere un menù? No, c'è il menù fisso, c'è l'antipasto. No, vaffanculo, mangi quello che diciamo noi, stronzo. Pasta buffet. Cioè devo mangiare quello che mi volete dare voi, proprio però. Sì. Sì. Madonna mia, che cazzo! La grafica è brutta, ma cazzo! Merda, il pasticcio di tua nonna dopo 6 mesi in frigo! Prosciutto, formaggio! Scusa, non c'è il menù. Mi fate mangiare quello che volete, ma non mangio cibo in scatola, eh. Buono cibo in scatola, buono. Uno va proprio al ristorante per mangiarsi i fagioli borlotti in scatola e il prosciutto confezionato a Eurospin 0,99 4 buba, buono. Di cucinato non c'è niente.
Ha detto lo chef che non vuole mangiare le verdure in scatola. Il Bacioc propone un menù fisso. I pochi clienti che si avventurano nel locale non possono scegliere cosa mangiare, ma si devono accontentare dei piatti del giorno proposti da Luca e Florina. Sembravano un po' asciutte quelli spaghetti. E qua lei? Ma cos'è sta merda? Zio, ma cos'è sta merda? Ma questa roba qui è più asciutta del deserto dei Gobi. Cioè, spaghetti in bianco, secchi, senza un filo d'olio. Quattro cozze e un gambero. Cioè, questi spaghetti qua sembrano dei fili per cucire le maglie di lana più che degli spaghetti. Hello there. Ricky, grazie per il 18, patatino. Cioè, ma è una tristezza mai vista sta roba qui. Buon appetito. Aspetta, ma ti faccio vedere quanta cozza mi ha messo. E ha ragione, un po' scarsino. Sai quanto costano le cozze? Poco. Niente. 1 euro, 2 euro al chilo. Poi un buon piatto assemblato. Non ha una logica, non sono amalgamati gli ingredienti. Sa di niente. Le cozze erano buone ma inesistenti. Ha detto che un piatto di pesce dovrebbe essere amalgamato meglio. Vabbè, prossima volta. Prossima volta, porca puttana! Sembrano i fili per cucire le maglioni di lana! Con quattro cozze e un gambero messi lì così alla cazzo di cane! Cioè, ma che cazzo! Ma... cioè, un ipovedente lo cucina meglio sto piatto! Date che non ho mangiato niente, potrei fare una richiesta semplicissima? Un tagliolino al pomodoro? Si può avere un tagliolino, un piatto di tagliolini al pomodoro? Per non so se c'ho il pomodoro lui. Ma cazzo, sei in un ristorante e non hai il pomodoro! Il pomodoro! Non è un ristorante e non hai il pomodoro! Cioè che cazzo, non ti ha chiesto del caviale, dello champagne, una ragosta norvegese assemblata con fegato di patè di mer... Cazzo, un pomodoro! Ma che cazzo di ristorante è quello? Hanno ragione, il tipo, perché il tipo compra i forni per la pizza e non fa le pizze, quindi se vuole le vendo un forno per la pizza, usato pochissimo, un mese, glielo vendo scontato del 50%. Li sai tu? Tagliolini con pomodoro, un po' di pomodoro, lo devo avere. Ma i pomodorini ce li hai? No, non li uso, ti posso fare cacio e pepe, non c'è niente di... Vabbè, facciamo cacio e pepe. Pomodoro. E lì può fare un tagliolino cacio e pepe. Facciamo anche della zona. Sì. Cacio e pepe, sì. Mia nonna da piccola mi ha sempre detto: se vuoi mangiare un bel cacio e pepe, devi andare ad Alessandria. E lo facciamo? Va bene, mangio cacio e pepe. Proviamo cacio e pepe. Sì, perfetto. In una cucina di un ristorante non c'hanno pomodoro. Senti, ma è piemontese sto piatto? Sì. Cacio e pepe qua. Dopo una lunga e travagliata preparazione, i tagliolini di Florina sono finalmente pronti. Quello non... quello non è... i tagliolini... ma sono i tagliolini di prima? Avete tolto le cozze, il gambero... mio... a parte che è triste, madonna mia! La pasta. Questo non è cacio, questo è ricotta. Ma come, scusa, ma... ma come ricotta, scusami! Cacio pepe! Che cazzo c'entra la ricotta? Porca troia! Un piatto con due ingredienti! Cacio pepe, ricotta! Mi fa un piatto di linguina allo scoglio, ti porta gli spaghetti col sasso dentro. E lei uno scoglio ha chiesto, eh? Non ha chiesto cozze, un sasso. Un spaghetti aglio olio. È che sono spaghetti aglio olio? Scusi, ma c'è cipolla e maionese? Eh beh, aglio olio. Ma come, ricotta? La cuoca mi ha detto di sì. Domanda alla cuoca. Che cacio ha usato? Vado a chiedere. Che cacio hai usato?
Che cazzo hai usato? La ricotta di pecorino sardo. Ma che cazzo c'entra la ricotta di pecorino con il cacio? Non è cacio, la pasta si chiama cacio pepe. E poi puoi essere qualsiasi formaggio. Ma come? Qualsiasi formaggio. Ma che cazzo vuol dire questa cosa qui, scusate. Suor Teresa, grazie per i 10. Mattina, bentornati per l'armata. Grazie mille, ragazzi. Ma che cazzo. Ok, sto cominciando a capire il perché questo locale sta fallendo. Cominciando a capire, ragazzi, tra l'altro Paperino, approfitto per ricordarvi di fare la sub con Prime, è gratuita. Sono costa solo 4 euro al mese, così schippate le pubblicità e avete tutte le emoticon. Frank Singh, grazie per i 13 patino, grazie per il sub. Ho usato la ricotta di pecorino sardo. Allora perché la chiamate cacio e pepe? Perché ha detto che si chiama cacio e pepe, ma puoi mettere il cazzo, che guarda, qual è il problema? È buona. Ah, è una buona pasta in bianco. La prossima volta, quando c'è un po' di febbre, che il dottore mi dice mangia in bianco, vengo qua a mangiare. Ok, adesso con un po' di pazienza li portiamo anche al secondo. Soltanto di quel grazie. Tempo. Non è buona la pasta, Flo. Non sembra buona. La pasta in bianco. La pasta fresca, se è fresca, va bene anche in bianco, Alina. No, la pasta fresca, se è fresca... Oh, mio Dio. Signora, la pasta fresca deve essere cotta in un certo modo. Ma che cazzo c'entra? Cioè, le ordino una cacio e pepe che non ha il cacio, ha il pecorino e comunque va bene anche se è in bianco. Cioè, allora dammi il cazzo che vuoi tu, ti ordino un filetto al pepe verde, mi porti i gamberi sott'olio e mi dici, sì, si chiama filetto al pepe verde, ma puoi anche servire gamberi, oppure una torta al cioccolato. Che cazzo cambia? Qual è il problema? Tanto stessa roba, no? Davidino, grazie per i 10, mattino. Luca vuole fare ricredere lo chef. Bistecca. E per farlo punta tutto sul suo cavallo di battaglia. Scusa, questo è ketchup. Scusa, questo è ketchup. No, non è ketchup, vero? Questo non è ketchup, vero? È salsa barbecue, non mi hai messo il ketchup con la carne, vero? No, perché io, cioè, ti do fuoco al locale, eh? Cioè, il ketchup con la carne ti metto in galera con l'ergastolo, eh? Per il resto la carne, vista così, non sembra neanche male. No, spero sia salsa BBQ. Vista così, non è neanche bruttissima la carne. Bisogna vedere che sapore ha, quanto è dura, quanto è morbida. Bisogna vedere, eh. Però vista così non sembra neanche orribile, a parte sta insalata scondita di merda. La carne alla brace. Sembra un po' crudina per essere alla brace, ma... No, no, a me piace il ketchup, ma se lo metti sulla fiorentina, cioè, ti devo rimpiccare. La carne era pure buona. Infatti, sembrava. Mi dispiace che è fredda. È un peccato perché è veramente buona sta carne. Infatti la carne non sembrava male. La prima e la qualità della cottura non si discute. No, non hai capito. Discutiamo perché la carne è arrivata fredda e per adesso l'unica cosa che si salva qua è la carne, quindi... Nix, grazie per la sabba, Dino. Mentre tutto lo staff è Oh mio Dio, è arrivato il deficiente, oh mio Dio. Per la presenza dello chef Cannavacciuolo. Ciao Stella. Ciao Stelase. Ciao ubriaco. Ciao ubriachissimo. Ciao Stelase. Nel locale fa il suo Adesso vi scopo Giorgio. Adesso Massimo, l'intrattenitore del Bacioc. Buongiorno. Vale. Chef Cannavacciuolo. Io sono l'amico di Luca, quello che cerca di portare un po' di allegria, un po' di... C'era la torta senza la ciliegina. Tu sei arrivato e l'hai messa. Della serie, c'era già questo locale, è tutto una merda, ci mancava il deficiente nel locale. Che sia non solo inutile ma proprio fastidioso. Quasi fuori di testa. Ma che cincin, avete un locale da gestire, ma che cincin, cincin sto cazzo, il locale sta fallendo, arriva il tipo cincin. Folgo. Eh,
non ho capito, scusate, questo locale è un museo dei reduci del Vietnam. Cos'è sta roba? Tutti questi stemmi, gagliardetti. Mi sembra di stare in una caserma. Veramente? Bella questa sedia, d'epoca. Bella questa macchina, mi fai un caffè? In realtà questa macchina non la usiamo. E come? Che cazzo vuol dire? Fate caffè. Con quell'altra. Come il caffè là? Fa schifo. Non lo voglio. No, zia, no. Cioè, no, questa cosa qui va oltre i piatti di merda. Cioè, in un ristorante fate il caffè con la macchinetta automatica la macchinetta automatica delle sale studio, delle università, cioè la macchinetta degli ospedali, metti 40 centesimi, premi il caffè degli ospedali, cioè in un ristorante non fate un caffè. Questo penso sia una delle cose più disastrose che io... Come fate il caffè? Guarda, è la macchinetta della minchia che trovi agli ospedali, nella sale studio, che premi il tasto... Con quell'altra. Come il caffè là? Non lo voglio. E qua cosa sono queste? Sono le botti di vino. Ho visto che si servono i clienti, sì, da sole? Sì. Vabbè, ma gliela fate pagare? No. No. Me l'hanno insegnato al primo corso d'economia universitaria, marketing. Sempre dare tutto gratis. È così che un'economia viene portata avanti. Preso nel menù. Ho capito. Perciò tutte le sere qui fuori c'è un'ambulanza che aspetta qualche cliente che butta. Troppo. C'è il rischio che possa succedere. Quando è una cosa gratis, si beve di più. Beh, se non gradisce il caffè, se vuole posso portarle un dolce. Guardi, sono tentato di dirle di no, ma... Dai, almeno il dolce, spero che è buono. L'unico... Adesso tu mi devi spiegare. In un ristorante che non ha il caffè, come stracazzo stai facendo il tiramisù? No, adesso me lo devi spiegare. Un locale che ha il caffè delle macchinette, come stracazzo stai facendo a fare il tiramisù? Un dolce basato sul caffè. Allora, adesso me lo devi spiegare. Adesso io voglio sapere come cazzo hai fatto sto tiramisù, che è un dolce al caffè. E qui avete solo il caffè della macchinetta. Non può essere tiramisù. Scommette che è tiramisù. Il dessert disponibile in cucina è il tiramisù. Adesso io voglio sapere, questo caffè versato così di lato... Perché il tiramisù tipicamente si fa versando il caffè di lato. Proprio non è che inzuppi savoiardi all'interno. No, sbrodoli il caffè di lato. Questo caffè mi devi spiegare da dove l'hai preso, visto che in questo locale non avete caffè, avete il caffè solo delle macchinette. Florina però sembra aver dimenticato dei passaggi fondamentali nella preparazione. Florina ha dimenticato come si cucina. È orribile, sì. Ecco a lei. Come si fa? Non puoi dare una cosa del genere? Quasi come quello che mi facevo nell'esercito con la razione K. Sì, faceva schifo però la razione K! Non sono qui per mangiare il cibo dell'esercito! Ma che perché cazzo? È ancora aperto. Nel senso, non doveva esserci proprio questa puntata. Ma che cazzo di discorsi è? Questo tiramisù mi ricorda le vettovaglie che ci davano in trincea. I vecchi tempi. Mangiavamo merda di cane e cibo fritto surgelato, tutto mischiato insieme. I bei tempi. Ma che cazzo c'entra? Non vengo in un ristorante per mangiare le tue cazzo di razione K col tiramisù all'amianto. Ma che cazzo di discorso è? Che vedi? Qua. E il biscotto non bagnato. Vicolo, grazie per la sabola, dico. Non sarà buono. È asciutto. È asciutto per forza, perché la tizia ha messo il caffè di lato. Ti fa uscire la cuore con Luca, a piacere, eh? Sì, subito. Lo chef ha ragione, perché sicuramente si potrebbe fare meglio. No, ma il tizio mangiava la razione K nell'esercito, perché la gente paga al ristorante per mangiarsi del rancio. Flo, Luchino, sì? Il tiramisù non ha avuto un grande successo. Sì. Comunque vi sta aspettando lo chef di là. Eccoci. Ma voi avete capito che sono entrato qui dentro e non ho sentito un odore di cucina con una cucina aperta? Non ci sono odori. Non c'è una pentola che bolle in cucina vedendo da fuori.
Cioè, buffet di lanzipasti, no? Cosa ci vuole a bollire due patate e mettere un filo d'olio sopra e un po' di sale? Fatemi capire. È vero. Che nell'esercito non mi hanno insegnato così. Nell'esercito prendevano una mistolata di sborra, me la davano in faccia e dicevano raggio! Tagliolini era un assemblaggio. Si assembli i piatti, prima o poi chiudi. Cioè, io vi ho chiesto un tagliolino al pomodoro. Sì. Come solo non che non avete un po', cioè un pelato, niente, non c'avete niente. Ma magari c'era seppellito no, sotto. No, non c'è assolutamente. Seppellito sotto. No. Un piatto cacio e pepe, cosa c'entra cacio e pepe? Cacio e pepe è un piatto tagliolini con tutti un qualsiasi formaggio. Qualsiasi. Che tu... Certo, cioè, ovvio. Certo, ovvio. Ribadiamo questo concetto di merda. Cacio e pepe è un piatto tagliolino con qualsiasi formaggio. Cioè, ovvio, fa la piega, no? Cacio e pepe. Cacio non vuol dire qualcosa. Cacio è un termine usato arcaico dalla plebe per definire un qualsiasi formaggio. Cacio e pepe. Formaggio ad cazzum, ma sì, vaffanculo. Ma devi metterci pecorino e sale, cacio e pepe. Il formaggio, allora perché lo chiamiamo cacio, scusa? Ma non lo so. Sì. Ma non lo so. Ma non lo so, che cazzo ne so. Io l'ho sempre chiamato formaggio e pepe, non so, perché questa gente chiama qualsiasi formaggio cacio. Noi diciamo tagliolini ai formaggi. Sì. Tu non hai messo amore in quei piatti là? Può darsi che non ce l'ho l'amore. Niente, lei è un cyborg, lei è un android, un terminator mandato indietro nel tempo per far mangiare cibo di merda agli abitanti della Terra, per avvelenarli prima che Skynet faccia partire l'invasione. Devi avere, se tu vuoi, i clienti qui dentro, devi avere l'amore per questi piatti, perché hai la voglia di migliorare e fare bene per le persone che entrano e che ti portano dei soldi. Quello senz'altro. Stronzate in giro, non ne voglio vedere. Incominciano da quei cartelli che stanno fuori dalla porta, che fanno male alla ristorazione. Volevo fare una goliardata, ma boh, se non è gradito lo... No, zio, non siamo in caserma. Qui non siamo nel fottuto esercito. Nell'esercito questo rigore ha senso. Nel ristorante, no. Io qua non vengo per un addestramento, io qua vengo per rilassarmi. Per mangiare, per stare bene, per quietare lo spirito. Non vengo per essere addestrato alla futura terza guerra mondiale. Cazzo vuol dire quel cartello lì fuori? Me quando mi hanno detto che c'era una donna in cucina, ho detto, bello. Sarà tutto pulito. Perché una donna che sa cucinare è il top. E da qua dobbiamo partire. Ho visto due persone che per il momento non amano il proprio lavoro. E questo mi dispiace. Ragazzi, no. Il ristorante apre per la cena. Buonasera. Per lo chef Cannavacciuolo è il momento di osservare il personale durante il servizio. Ma dov'è Luca? È andato a fare un po' di spesa. A quest'ora. Ah, cioè, Luca è andato a fare la spesa. Cioè, Luca è andato a fare la spesa quando il ristorante apre. C'è un buffet di antipasti. Lavoratori, buonasera. Vedi se è pronto il pane? Non era ancora pronto. Minchia, ci vuole un'ora, l'abbiamo messo mezz'ora fa. I primi clienti iniziano la cena senza pane. Siamo ancora all'inizio, ma bastano le prime richieste dei clienti per mandare in tilt. Pane, ragazzi, pane. Se stiamo avendo del dramma con il pane. Sala e cucina. Scusi, ma non è possibile avere della verdura? Chiede in cucina. Perché sarei vegetariana. No, guardi, ascolti, signora, esca fuori, vada via. Per cortesia, levi dai coglioni, per cortesia, dai, non rompa i coglioni. Qui ci sta che la mandino via, dai, se no, signora, non rompa il cazzo, dai, esca. Però, con tutto il bene, signora, tutto il bene. Cazzo, è un posto dove si mangia carne e pesce. Anche lei non è molto furba, però, con tutto il bene, Non mangia neanche formaggio, gli diamo la pasta in bianco. Florina, per mangiare la pasta in bianca stava a casa. Max, grazie per i quattro, patatino. Come ci sarebbe solo l'insalata, oppure la cuoca le propone una pasta in bianco. Non è il massimo. Per la cliente vegetariana va bene la pasta in bianco. Non sai fare burro e formaggio, Fiorina?
Non sei, non è vegana, è vegetariana. Puoi fare burro e formaggio. Non hai del cazzo di pomodoro in sta cucina di merda. Non le puoi fare un piatto, un primo. Hai funghi? Cristo Madonna, cioè, Naomi è vegetariana. Com'è che io riesco a prepararle sempre dei piatti? Anche se è vegetariana? Cacio e pepe, pomodoro, coi funghi. Quanto è difficile una merda di primo piatto che non contenga della carne? In questa pasta bianca non ci puoi mettere niente? Mettiamo un po' di olio, se vuole chiediamo. Se vuole... Non c'avete... Manco burro, olio proprio. Verdura, sì. No. Ma a te piace questa pasta? No. Tu cucini, certo che cucino io. Se cucino la Naomi muoio avvelenato. La pasta che è cruda. Ma sono crudi. Tagliolino. Bello, bello sto taglio. Mica è un quadro astratto. Porca troia, è un'opera d'arte moderna. Che cazzo... È un dipinto, in realtà non c'è lo spaghetti, è un dipinto, cioè, questa roba qui si può tranquillamente usare, questa roba qui l'ha usata Leonida nelle Termopili per formare il muro per bloccare i persiani. Se Leonida avesse usato questi spaghetti per fare una barriera attorno a Sparta, gli persiani non entravano neanche coi trabucchi lì dentro. Bostic questi qua, non cadono, eh. Quindi hanno detto che la pasta era cruda e anche insipida. Dispiace. Belle stelasse. Oddio. Dato che fuori noi dobbiamo gestire la brace, avrei bisogno di una brocchetta. Vai fuori dai coglioni, prendeteli da solo, vai. L'università te non t'ha fatto mica tanto bene. Massimo è stato fastidioso in alcuni momenti, ha creato il panico in cucina ed era... Cioè, voi siete fuori alle braci, al momento non si sa che cazzo stiate facendo, ci sono, c'è quella crista in cucina che già non sa cucinare, in più, cioè... È abbastanza insopportabile. Signori, questo viene dalle nostre cantine personali e sono disposto a condividerlo con voi. Mi sembrava che la serata fosse un po' troppo morta e volevo ravvicinare... Cioè, fammi capire, io sono andato in un ristorante e il vino lo condivido con lei? Non mi è chiaro, scusi. Cioè, sono andato in un ristorante e il vino, al massimo, io lo condivido con lei, non lei con me. No, sa com'è? Io sto pagando. Levare un po' il tutto quanto. Alla nostra salute, assaggiamo un po' com'è? Dal bicchiere del tizio. Prendi il bicchiere del tizio, versa il vino, ecco, no aspetti, assaggiamo com'è, buonissimo, arrivederci. Lo, dille a Luca di prendersi Massimo di qua, di proprio toglierselo di in mezzo. Signori, buona continuazione, divertitevi, mangiate e impancionitevi. Vai fuori al lupino con la carne, vai tu, vai. Florina, che stai facendo? Pulisco le cossine. E Luca, ma cosa fa? Luca, no, aspetta, ce lo portiamo fuori. Cioè, tu gli prepari pure la carne? Gli preparo pure la carne, sì. Minchia, oh, poverino, che non si sforzi troppo, povero cucciolo. Cioè, già Luca non fa un cazzo di niente. Cioè, Luca prende la carne già pulita, già fatta, la griglia e la fa. Beh, minchia, oh, poveretto, che non si sforzi più di tanto a gestire il ristorante, eh. Se posso non fare un lavoro e farlo fare a un altro che lo fa meglio di me, preferisco. Sì, bella scusa all'italiana, signor Luca, bella scusa all'italiana. Questa qui, però, Luca si vede che è italiano. Perché devo imparare a fare qualcosa quando posso farlo fare a qualcun altro che continua a farlo? Allora, ah, è così che state grigliando? Mi sembrano due amici che stanno facendo la grigliata, bevono e fumano. Si beve il bicchierotto e si passa la serata un pochino più in allegria. Scusa? Pensavo dovesse gestire il ristorante, invece no, a quanto pare si sbronza. C'è ancora tanto da aspettare. Abbiate pazienza ancora un attimo, adesso escono. Scusi? Non ho mai visto una cuoca così impassibile alle critiche. Non gliene frega proprio un cazzo. Sì, sì, proprio la Florina. I spaghetti sono di merda. Bene. Il proprietario fuori a mangiare e bere. Sembra che sta facendo la grigliata della domenica. E per chi finire... Chi è Dovenia? Stavo guardando Quasi Amici. Bello. Gran bel film. Molto bello. Tu che ne pensi? In ogni molto caso... Carino. Che mi sono perso. Deliri e scusate cucina da incubo. L'interruzione. La semicirma, il comico scemo in sala. Mi viene da piangere. Ecco le costine.
Anche i salamini. Anche portate. I salamini, porta tutto. Sono cotte bene, sì. Sono cotte perfette. Questa carne è troppo dura. Sono cotte perfette! Sono cotte perfette! Scusi, questa carne è una sola di scarpo, porca troia, mi sembra di star sgranocchiando una Geox, porca troia. L'altro giorno, se mi impretto in bocca la mia Adidas, è più morbida di sta carne. Voglio... Io devo mandartela indietro, è impossibile da mangiare. No! Questa carne è troppo dura, è troppo cotta, non è possibile. Guarda, ci stanno lamentando. Allora, aspetta un attimo, mettimela qua, fammi assaggiare, perché il colore è perfetto. Aiuto. Quando mi hanno criticato la cottura della carne, mi è saltata la mosca al naso. Ma che cazzo vuol dire, scusami? Cioè, se al cliente non piace la cottura della carne, gli farai un'altra carne, scusami. Non ho capito, cioè, se al cliente non piace la cottura, gli farai un'altra pezza di carne, non ho capito qual è il problema. Raijus, grazie per il 15 fattino. Questo buon gustaio. Signore, là. Questa ti sembra bruciata? Ma che cazzo... Ma che cazzo? Ma che cazzo? Ma che cazzo? Mangiabile. La carne l'ha pagata, è tenera e te la mangi. Kaonashi, grazie per il sabatino. Ma questo è pazzo! Ma questo è matto! Ma che fa? Iva, grazie per il sabatino. Ma questo qui è folle! Ma chi è sto mazzo? Cioè, la carne l'hai mangiata e la carne l'hai pagata e te la mangi. Ma che cazzo vuoi? Ma io l'ho pagata e me la infilo nel culo, sul mio. Ma che cazzo vuoi? Cioè, l'ho pagata e te la mangi. Oh, ma sabut, ma che cazzo vuoi? Ma daremo una pizza in poche che ti rimando. Era un trucco per non pagare il conto. Era un trucco per... Ma quale conto? Che costa 25 euro! Ma quale conto? Costa 25 euro te la carne, ma quale conto? Io questa cosa qui non la mangio per niente. La mangi di forza, per... Tachibana, grazie per i 10, Martino. Rico, grazie per i 7. La mangi di forza, ora la ingoi. Apri la bocca, stronzo. Mangiati la carne, bastardo di merda. Che tenera. Cioè, non esiste sta cosa, oh. Lo chef Cannavacciuolo è costretto a intervenire. Mica l'ha sbattuto. Luca ha perso completamente il controllo e se l'è presa con un cliente. Scusate. Mangia, stronzo. Scusate, vi chiedo scusa. Com'è se li faceva? Guarda che ci sono dei bambini in Africa che non mangiano. Finisci la pappa. Scusa per quello che è successo, mi dispiace. Scusate. Ma questo è mazzo. Questo è mazzo. Cioè, che una roba del genere si rischia la rissa, ma questo è pazzo. Se beccava uno più rissaiolo, qua partivano le schiaffi, raga. Questo qui è matto. La serata è stata un fiasco. Allo chef Cannavacciuolo non resta altro che tirare le somme del disastro. Io no, perché io sono ad un tipo tranquillo, ma se beccava uno più incazzoso, partivano le testate in bocca, Cioè, ora sappiamo perché non è più nell'esercito. Faceva mangiare a forza i commilitoni. I commilitoni durante il rancio, mangia bastardo, mangia il rancio, figlio di puttana, tenente, vieni qui, stronzo, mangia la bistecca, bastardo. Il Giangi, grazie per la sabatino. Non mi è mai capitato di vedere una scena simile a quella che ho visto stasera. Tu stasera sei passato da proprietà di un ristorante a non so, a Rambo, cioè, comando del Vietnam. A un pazzo. Io mi incazzo come una bestia. Questi pidocchi che vogliono mangiare gratis. Ehi, fermati, Luca. Sono clienti. Questi pidocchi che vogliono mangiare gratis, disse quello che dà il vino gratis. Tu l'hai seguito il cliente stasera? Tu tutta la sera non hai visto niente. Lì mi sono reso conto che effettivamente avevo fatto una cosa non degna di un professionista. Poi all'improvviso è entrato un comico. Massimo. Anche se gli dico, Massimo, non fare quello, non fare quell'altro, non bere, è come tempo sprecato, perché è l'amico di Luca. Florina, non assaggi un piatto. Ti fanno le critiche. Bastava, mi chiamavate e andare allora. Forse tu non hai capito un passaggio, eh? Il titolare chiama e fa eseguire. Tu devi stare in sala, serio. Devi guardare, devi aiutare. Lo chef ha detto tutte cose che qua dentro non vengono mai fuori e per una volta c'è qualcuno che le dice apertamente. Vi dico queste cose perché vi voglio aiutare.
Io sono scioccato, ragazzi, sono sconvolto. Io non ho mai visto il proprietario di un ristorante fare così. Cioè, questa cosa è follia. Cioè, quest'uomo è ancora convinto di essere in prima linea nel... Quest'uomo è convinto di essere a Verdun, di dover sconfiggere il Kaiser, cioè... Cambiate voi. Un pazzo furioso. Lo chef Cannavacciuolo fa i conti in tasca al ristorante. Probabilmente non servivano il piatto N-word nazionale, né il pollo fritto, né il cocomero alla sua mensa. Grande citazione a Full Metal Jacket. E scopre una situazione disastrosa. Più andate avanti, più vi fate del male. Luca è costretto ad assumersi le sue responsabilità. Perché è diventato Bocelli lui? Anche sul campo di battaglia. Vai. Florina, dammi fuoco di copertura. Ma che Florina, dammi... Ma che Florina, dammi fuoco di copertura. Ma che cazzo... Florina, dammi fuoco di copertura. Va bene, ora sparo. Ben. Ma che cazzo è? Con tanto di pubblicità, senti. Questa è la mia. Florina, dammi fuoco di copertura. Mi lascio la puntata, vado un secondo a verde là. Dopo una lunga ricerca nella campagna piemontese, lo chef Cannavacciuolo è arrivato al ristorante Alba Cioc. Ad attenderlo un quadro desolante. E qua che? Una cuoca che cucina senza amore e un titolare assente e confusionario. Bistecca? Ma a te piace questa pasta? No. Tagliolini al bostic, questi. I problemi però non sono ancora finiti. Per lo chef Cannavacciuolo è arrivato il momento di controllare lo stato in cui è ridotto il locale. Un attimo con me, vieni. Ecco. Fuori di proiettile ovunque. Che succede? Qua? Cos'è? Qua cos'è? Ma era la trincea che abbiamo usato contro i russi nell'impero austro-ungarico. L'entrata, bella, complimenti. Cioè, sembra il magazzino del posteriore dell'idolo. Cassette dell'acqua, cassette di rifiuti, bombole, legna buttata così a terra. La ciotola del cane dove va a bere qua? Cioè... Ma che schifo, zio, ma cos'è sta merda? C'è ancora la bava vicino. Ma che schifo, porca madonna, zio, ma che schifo! Ma nessuno si è ancora preso la lebbra in sto locale? No? Guarda qua, la saga del paese, che ha finito la saga, abbiamo messo tutte le sedie qua. Cioè stiamo parlando sempre di un'entrata del ristorante, Luca. Questo è il tuo bigliettino da visita. Cose che le vedi tutti i giorni e non ti rendi conto che ce l'hai davanti agli occhi. Ma sei rincoglionito però, porca troia, cioè, cazzo, sembra lo scantinato della famiglia Wyatt, porca puttana. Cioè, che cazzo, sembra lo scantinato della famiglia di Resident Evil 7? Io ho fatto il militare, Luca, e mi hanno insegnato in dualità e disciplina. Ordine. Effettivamente un militare, la prima cosa è l'ordine. Ah, non inficcare pezzi di costina in gola ai clienti? Il lavoro finiamo tardissimo, non ci avevo ancora tempo. Non c'è scusa. Cosa è sta roba, Luca? Cioè, ma che ci vuole con una spazzola? Ah, niente, no, è amianto. Faccio la carne, poi le polveri le spedisco direttamente all'esercito, ci fanno delle bombe biochimiche. Sei da pulire. Questo lo faccio quando è caldo il forno. Cioè... Perché non l'hai fatto, scusa? Le canne da pesca? Il mio hobby. Pure io ho il hobby della pesca, Luca. Ah, non è che le metto davanti a Villa Crespi, eh? Tutto quello che c'è fuori della porta ci fa perdere tanti clienti. Dobbiamo pulire, mettere a posto l'entrata. Quando la gente si ferma qua e comincia a vedere tutta questa... Ma la scopa con il... a terra, cassette, bava del cane, sedie abbandonate. Sono stufa. Se uno per 10 anni non ha cambiato... Buongiorno. Come va? Va. Guarda. La moglie secondo me, cioè, encefalogramma piatto, non ha reazioni, non ha emozioni. Buongiorno, come va? Va. La moglie è un androide, un cyborg, cioè, l'ha progettata Bill Gates, è un prodotto della Apple, la moglie. È come il tuo regno? Questo è il suo. E come lo mantiene lei? Certo, la cucina è il regno delle donne. Mi sembra incredibile nello spazio di pochi metri come cambia la situazione. Non riesco a vedere una macchia. Guarda, tutto coperto. La pecora nera, chi è qui dentro? Girandomi intorno... Sono 10 anni che dico la stessa cosa tutti i giorni. Cioè, tu raddoppi tutte le parole tranne anni. Cioè, tu stufa,
Cioè, raddoppi tutte le sillabe, tranne anni, che hai detto anni. Cioè, voglio dire, però, signorina, leva al contrario, eh. Pulisce fuori, pulisce fuori, pulisce fuori. Cos'è? È una tortellinatrice da pastificio. Ma... una che? Ma la usi? Quasi mai. Luca, dimmi una cosa. Fuori, un forno bellissimo delle pizze, non lo usi. Qua, un macchinario industriale che non usi. Una macchina da caffè bellissima e non usi. Qua qualcosa non torna, eh? Dai, sono curioso per sapere quanto è speso qui dentro. Sì, sono curioso anch'io, perché... una tortellinatrice da pasta in fima. Il forno fuori della brace, quando l'hai pagata? 22. Voglio la moglie come animatronic nel nuovo FNAF. 22.000 euro! Per un forno usato un mese! 22.000 euro! 22.000 euro? Sì, sì. Il forno della pizza? 2. La macchina della pasta? 7.000. Quella con la sfoglia? Altri 2. 1.500 di raviolatrice? Sì. Altri 1.000 di quella che fa i tagliolini, non mi viene in mente. Più la macchina del caffè spenta? 4. Poi? Poi il forno trivalente? 22. Poi basta. Ah no, c'è lo spiedo anche. 2.000. 60. Ah no, poi è vero, c'è anche la macchina per produrre motori alieni ad antimateria per la prossima missione su Proxima Centauri, 80.000. Ah, poi è vero, ho comprato anche il macchinario per creare dal nulla, attraverso la modificazione della materia dell'aria, delle proprie, delle costolette d'agnello, 16 milioni di euro. Zio, ma che cazzo? Hai speso 70.000 euro di macchinari! Ma se li spendevi per ristrutturare il locale e pulire, veniva fuori un locale di cracco, Cristo. 63. Ho capito, facciamo 65, che... sì, magari ho dimenticato. Sicuramente. Perciò tu, Luca, hai speso 65.000 euro di macchinari per servire cibo in scatola. Guardiamo un po' le spese mensili. Di mangiare saremo 8, 9, 10.000 euro al mese, tranquillamente. Il vino? Il vino... è una cosa che offrite. Anche 500-600 euro al mese. Poi gas, luce... allora, luce, 800-900 euro ogni due mesi. Sì, ma 8.000 euro... però, zio, cioè, allora, io capisco che tu non sei bravo. Cioè, allora, 8.000 euro al mese. Tu fai pagare 25 euro la cena e spendi 8.000 euro al mese di cibo. Solo di cibo! Perché poi c'è lo stipendio dei dipendenti, le bollette... si arriverà quanto? A 15-20 mila euro al mese di spese e tu fai pagare 25 euro. Cioè, io non... cassa 600 euro ogni due mesi, poi, non so. Quale spese ci avete ancora? Del fido. Dei fidi, che abbiamo detto. Dei fidi. Siamo sui 13.000 euro di spese mensile. Che gas avete mensile? 2 euro. Guarda, ieri un barbone mi ha dato 2 euro perché mi ha detto Totti ieri, mica se sei miserabile. Quindi questo mese 2 euro li abbiamo fatti. Poi il nostro amico va a pulire i vetri al semaforo, quindi ogni tanto 50-60 centesimi. Cosa faremo? 15.000 euro mensili. Qua ci sono tutte le tassazioni, cioè da 15 va a 7,5. No, no, no. Più andate avanti, più vi fate del male. Sì, il conto negativo ci devasta tutti quanti. Anche i rapporti nostri sono diventati... Tu gli hai mai chiesto scusa a lei di tutto questo? E perché devo chiedere scusa? È una donna, non è un essere umano. Voglio dire, cazzo, l'ha vista. Questa qua è un cyborg, cioè c'ha il tasto dietro la testa, guardi, lo premo e lei... ha visto? È modalità provvisoria. Questa sta così anche una settimana o due. Guarda che è comodissima. La puoi ricaricare la presa elettrica e dopo la batteria ti dura una settimana facile, voglio dire. I pezzi di ricambio li compro direttamente all'Apple Store. Guardi, come robot è straordinario. Francamente no. E la colpa è la mia. Perché lei si ammazza da lavorare, fa tutto, bravissima. Purtroppo le idee idiote negli anni ce l'ho sempre avute io. Buono, mi fa molto piacere questa cosa. Mi fa molto piacere, come se fosse una giustificazione, capito? Come se fosse una giustificazione. Vieni qua, chi è la mia piccola schiava domestica barra robot barra androide? Stasera facciamo sesso? Sì, stasera scopiamo. Brava ragazza. Modalità bocchino. Succhiare cazzo. No, no, non adesso! C'è lo chef! Aspetta, amore! Aspetta! È stato proprio un giro di boa dove ti rendi conto che hai fatto un bordo della regata
non andava bene, adesso o ti rimetti in carreggiata o la perdi. Ma qua non perdi la regata, qua ti affonda la barca. Dopo aver parlato con i titolari... Ma qua non è recuperabile sta cosa. Qua non è recuperabile, ragazzi. Lo chef convoca tutto il personale del ristorante. Per me non è recuperabile. Luca ha bisogno di un momento di confronto con il suo staff. C'è Luca che vi vuole dire qualcosa. Combattenti! Pizzaioli! Cuochi! Camerieri! Voi siete tutti bravi, vi impegnate. Non c'è niente da rimproverare a nessuno, tranne che al sottoscritto. Ho buttato via, in questo momento che non ce lo potevamo permettere, delle risorse preziose. Io vi chiedo di aiutarmi solo. E ti chiedo scusa, Bobino, scusa tanto. Come siamo passati al sergente militare stracazzuto, ti sbudello il cazzo, ti ingoio la carne, a diventare improvvisamente sensibili e preda di piagnistei? Guarda che tua moglie non è abituata, non l'hanno programmata per questo, eh. Guarda che tua moglie ti vede e fa errore, errore, marito piangere, errore, errore. Guarda che, cioè, non te lo dico, non è che... la mascolinità scemata immediatamente... Scusa, che... c'è la moglie che è lì che fa scuse accettate. Ora vado in cucina. Li conosco da tanti anni, ma io non ho mai visto Luca così. La moglie sta provando a simulare tristezza, sta facendo mi commuovo perché finalmente riesce a capire quello che passo io. So che ci tiene anche lui a questo ristorante e che le sue parole erano sincere. Bravo. Fa ridere ma anche riflettere. Piazzaioli e pastaioli, di pasta, di pomodoro e di zuppa. La dichiarazione di pranzo è già stata consegnata ai ristoranti nemici. Oh, non fa riflettere sempre così. Gli uomini che sono abbiano un maschilismo che sfocia nella tossicità spesso e volentieri sono fragili. È un classico. Le persone più fragili sono quelle che fanno finta di essere dure fuori, è un classico. Questo è il primo passo che dovevi fare. Bravo, ti fa onore questo. Da questo momento potete parlare soltanto quando vi sarà richiesto. E la prima e l'ultima parola che dovrà uscire dalle vostre fogne sarà signore. Tutto chiaro, luridissimi vermi? Bravo, l'hai scritto Scusate, bene. Scusate, non so resistere a queste citazioni. Grazie mille, Cirvantino. Anche tu, ho detto esseri umani, ti sembro un cazzo di essere umano io? Taff, con Florina, con tutti quanti. Si è dimenticato che sono l'anticristo? Dai, su, un po' di memoria, dai. Lo chef Cannavacciuolo vuole capire se Luca, dopo aver compreso i propri errori, sia pronto a riprendere in mano le redini del suo locale. Cannamis, grazie per la zappa, Latino! Ha appuntamento allo staff in un luogo che sta per trasformarsi in un vero e proprio campo di battaglia. Allora, ragazzi, per la cena di stasera voglio che simuliate la battaglia di Waterloo. Prendete le vostre carabine, caricate veramente a pallettoni. Chi di voi sopravviverà oggi sarà degno di condurre il locale. Adesso si sparano veramente con le armi da fuoco. Buongiorno, ciao. Ci siamo? Luca. Luca, hai capito? Sono due istruzioni, so che per te è difficile, hai capito? Dai tu gli ordini. Ti voglio vedere carico, eh? Oddio. Luca dovrà dimostrare di essere un vero capitano guidando la sua squadra in una gara di paintball. Ah no, aspetta, mi strozzi. Lo scopo del gioco è quello di colpire... Usa la donna come scudo, usa sua moglie, la prendi in braccio, la usa come scudo. E via, ha sparato, bam bam bam, e ci prende le pallottole, e lui, andiamo, Andrea, cazzo, andiamo! Hai visto le nuove Apple Vision Pro? Cosa ne pensi? Se non hai ancora guardarlo, visto il video devo ufficiale, ancora guardarlo. Lo vediamo? Lo dobbiamo vedere, devo ancora guardarlo, mi sono dimenticato. Grazie. Gli avversari con dei proiettili di vernice colorata e conquistare la bandiera. Per vincere questa sfida, il team di Alba Choc dovrà rimanere compatto e affiatato. Le squadre... Ma cos'è sto coso Cannavacciuolo? Cos'è questo bagaglio?
Che cos'è questo megafono della Chicco? Cos'è sta roba? Che cos'è sta roba? È alla base. Allora, briefing. Minchia, tutto, con tutto il budget che avete in cucina da incubo, gli avete riuscito a recuperargli un megafono della Playmobil. Siamo in tre coppie. Via le sicure. State attenti. Sì, attenti a non spararci tra di noi. Questi poveracci hanno avuto la sfortuna di incontrarci. Gli faremo un culo così. Urrà! Uno. Due. Che esaltato, che esaltato, madonna. Urrà lo dicono i Marines, eh. No, non i reparti italiani, però... Via! Vai! Sparagli, copri! Vai! Lorena, dammi fuoco di copertura! Questa scena mi fa... Florina, dammi fuoco di copertura! Codo 2024! Spara! Hanno colpito il cuoco, ripeto, hanno colpito il cuoco! Sono stata colpita! Torna indietro! Mi hanno colpito! Mi ha colpito! Mica fate cagare, per Dio! Ma la bandiera ci ha lanciolata loro! Sì! Adesso ci riorganizziamo! Non sprecate i colpi, cercate di... Luca, sembra aver... sprecati i colpi! ...è finalmente recuperato il suo antico spirito militare e si rivela un comandante capace di motivare e dare ordini precisi al proprio staff. Come se si stesse cagando addosso, capito? A me fa ridere perché lui corre come se si stesse cagando nelle mutande! Dai! Rocky, ciappa la galina! Sì, li abbiamo fatto palesemente vincere, non si sono mossi da lì loro, erano fermi a spararvi, dai, cioè. Li abbiamo stracciati! Ma sì, ma l'hanno fatto vincere per pietà, dai! Essere al comando dello staff è bello, fai che agisca... Adesso, terzo round, usiamo dei mitragliatori M16 veri. ...cano sotto il tuo comando, ma anche che al momento giusto prendano l'iniziativa, come ha fatto Florina, che ha preso la bandiera. Per forza, è un cyborg, gli hai detto, Florina, prendi la bandiera! Be. Attivazione recupero bandiera in corso, calcolo percentuale probabilità morte. Analisi spettrometrica dei nemici. Hai visto com'è bello lavorare in squadra? Mi sei piaciuto oggi? Sì. Perché è diretta la tua squadra. La riprogrammata. Cambiamo la bandiera, ragazzi. Luca, questo spirito qua lo dobbiamo portare al tuo ristorante. Spero che Luca poi sia capace. Florina, abbiamo vinto, torniamo al ristorante. Uccidere. No, Florina, basta, non devi uccidere i nemici. Qualcuno prenda Florina. Altrettanto anche nel lavoro di guidare la squadra. Così vi voglio. Andiamo, vai. Grazie allo chef Cannavacciuolo, Luca ha ritrovato il piglio giusto per guidare la sua truppa. Per rilanciare Alba Choc, però, lo spirito militare non basta. Adesso serve un po' d'amore. Tipo una ristrutturazione che qui sui 100.000 euro ci siamo, perché... Florina. Florina è Robocop. Vieni con me se vuoi morire di intossicazione alimentare. Ti devo far venire la voglia, l'amore per cucinare. Facciamo una crema... di patate acciuga, ci mettiamo i plin di broccoli. Sì. Come prima sì. cosa, peliamo due patate. Sì. Analisi, taglio patata in corso, apprendimento, 5%, 10%. Sì. Prendiamo 10 pollotti. Nel frattempo prendiamo i broccoli, li sbollentiamo. Ok. Ok, sì. Adesso sì. che stanno rosolando... Okay. Mettiamo le patate. Wow, spettacolo. Wow, spettacolo. Simulazione, emozioni, successo. Ecco. Ma se vieni tra 10 anni... Spandelo pure provaci, io così. Dai, provaci. No, ma non ce provaci piano piano. Dai, dai. Fai finta che sia un grosso cazzo, Florina, dai. Muovilo come se stessi masturbando un grosso cazzone, Florina, dai. No. Vieni non qua. Non ce la faccio. Vieni qua. Prendimi il cazzo in mano. Florina, prendi l'uccello in mano e provi. La mossa è la stessa. Hai visto? Dai. Sì. Così ti voglio vedere. Bravo. Sì. Fa così, tira in faccia che Cannavacciuolo il piatto bollette. Ustione di quarto grado. Bellissimo. Indescrivibile. Adesso che faccio? Questi broccoli qua servono per il ripieno del plin.
Dai, dai, che impara qualcosa, così aggiorna anche il software. Mettiamo in un sacco a posto. Fare questi ravioli qua cosa significa? Quando verrà il vegetariano? Noi lo cacciamo fuori a calci in culo, perché non li vogliamo qua dentro i vegetariani. Non gli devi dare la pasta in bianco, capito? Sì, sì. Sembrano anche belli da vedere, tra l'altro. Non riuscirà mai a replicare una roba del genere, lei, ma... Bellissimo. Vuoi dire Betta? Sì. Bellissimo. E perché sei una donna? Bellissimo, veramente bello. Squisiti. Guarda questo cannavacciuolo, servo del patriarcato, che è convinto che siccome è donna gli piacciono i fiori. Veramente buoni. Sapere da qualcuno che sa fare è bellissimo. E ti sono venuti gli occhi lucidi? Buonissimi. E qua, ti torna pure l'amore per tutti i piatti e per la cucina. Ti faccio vedere un ragù di coniglio molto veloce. Mm-hmm. Uno immagina ragù cottura lunga. Sì, qua sì, sì. Invece facciamo un ragù espresso. Sì. Coniglio? Sì. Sì. È facilissimo, vedici. Uh-huh. E poi vedo che è anche tenero come carne. Vedi, tagliando la fetta. Sì, lo so. Sì, sì, sì. Prendo coniglio. Tu fallo con coniglio. Testa coniglio. Stacco testa coniglio. Abbiamo fatto carote, sedano e cipolle. Cos'è? Il panino no, no, no. Sì, puoi portare avanti la dieta, sennò. Timo fresco. Ok. Ha lavorato dei piatti buoni, ottimi, con un costo basso. Adesso prendi la pasta all'uovo. Sì. E facciamo i tagliolini. Sì. Ma avevi pensato di aprire un negozio della pasta? Sì. Sì, sono... Sì, non sono programmata per vendere pasta. È stata bocciata, ma proprio in pieno. Perché? Da Luca ha detto che è una cagata. Ma tu lo devi ascoltare di meno a Luca, è Luca che deve ascoltare a te. Ma sì. Non sono stata programmata per ribellarmi al patriarcato. È talmente bello che... Veramente buonissimo, squisito. Florina, hai visto che è venuto l'amore così? Sì, sì. Piatti sì, buoni sì, e sì, costano sì, poco. Sì, sì, sì. Sono messi nel tuo menù, sì. Wow. Wow, sì, sì, wow, wow, sì, sì, wow, sì, wow, sì, Luca e Florina wow, hanno ritrovato wow. Finalmente la voglia di rimettersi in gioco. Adesso manca una sola cosa per rilanciare il ristorante. Qua bisogna buttarlo giù e rifarla nuovo. Un restyling completo. Lo chef Cannavacciuolo e la sua squadra lavorano duramente per regalare una nuova immagine al locale. Qua bisogna... Tra poco, lo staff di Alba Choc scopre il nuovo look del locale. Lo chef regala un vero menù al ristorante. Il menù alla carte. Ma Luca e Florina saranno in grado di cambiare definitivamente senso di marcia? Dove va? È assaggiato? No. Perché no? La vedo transita. Balocchi, grazie per i due palantini, grazie di sap. Lo chef Cannavacciuolo è giunto a Alba Choc. Un ristorante sull'orlo del fallimento. Vedo tragica. Scusa per quello che è successo. Il titolare ha provato a sopperire alle proprie mancanze comprando macchinari inutili e costosi. Qua qualcosa non torna. Sua moglie, schiacciata dai debiti, ha perso completamente la passione per la cucina. Immaginavo. Può darsi che non ce l'ho l'amore. Immaginavo. Grazie ai consigli e alla carica dello chef. I due non è questo un caso, uno di quei casi, secondo me, irrecuperabili. Fai la sub, patatino, fai la sub sulle pubblicità, è l'unico modo che hai per skipparli. Ora, per l'intero è gratis di con Prime la sub, se no costa il nuovo solo 4 euro al mese, così supporti anche il canale, non vedi dai. Le pubblicità. Andiamo dentro, dai. Almeno la disegna è carina, si guarda. Oh, incredibile, l'entrata pulita. Ordine. C'è ancora un po' di plutonio nelle mattonelle, ma... Beh. Carino. Non me lo aspettavo. Sono rimasta a bocca aperta. Mi sembrava tutto così perfetto che non mi sembrava quasi vero. Cioè, quella c'ha due occhiali che sembra L. Che bello.
Lo chef mi ha fatto l'angolo delle risse e spero che rimanga così. Carino, carino. Questo sarà il tuo angolo. Sì. È il posto più bello. Dove tu farai la pasta. È pure un modo per attirare nuovi clienti. Verranno qua solo per comprare la pasta. Poi viene un ristorante così bello. E si fermano a mangiare. Questa è una bella idea, vedi? Questo ad esempio è una bella idea. Un ristorante dove fai la pasta fresca e la vendi a parte. È una bella idea. Già. È bellissimo. Massimo. Adesso arriva Banderas, vi faccio vedere come preparo il tagliolino allo squirto. Quando lo chef gli ha fatto passare la sbronza con una sola sberla sulla schiena, ci ha portato l'alcol, è evaporato. Trovo il Baciok New Version, sentivo emotion. Ma perché parli inglese? In inglese sei analfabeta, ma perché cazzo parli inglese? Dai, venite ancora, venite, guardate qua. Sentivo emotion, ma come cazzo parli? È casa parla? Vostra, godetevela, è tutto vero. Il rinnovamento del Baciok non passa solo attraverso la trasformazione del locale. Per lo staff ci sono altre novità. Wow, che onore, ragazzi. La divisa è sacra. Tenerò presente. Capito? Florina l'ho vista proprio come dice il suo nome, Flori, rifiorita. Tu dai importanza a quello che fai con questa chat. Guarda. Okay. Vieni qua, vieni. Lei sarà con te in cucina. Sì. A voi due un bel grembiolone. Non lo so che cazzo. Luca, quando sono arrivato qui dentro, tu non sapevi cosa succedeva nel tuo locale. È un proprietario, non se lo può permettere. Scalaway. Tu questa giacca qua, cucinerai la carne allo spiedo. E dallo spiedo guarderai tutta la sala. Il fatto che Luca sia adesso in sala è importante perché comunque il locale è suo. Wow. Ammola come sta bene, cazzo. Sembra Pisolo con le orecchie a sventola fuori dal dal cappello. Guarda che bellino. A te che ti devo far fare, Massimo? Ma il fermaporte direi, perché più di quello... direi, non lo so, io ho il ciocco di legno da ardere nel camino. Non lo so, più di quello, quello che fa l'alcol testa alla gente, non ho idea, perché quest'uomo non ha una grande utilità, il tavolino, la sedia extra. Sarà la griglia dei fuori, ma da te chiedo sempre collaborazione. Tieni. Grazie, ho una mansione che è più importante di quella di prima. Ma prima la tua mansione era l'alcolizzato, non è che voglio dire... Non è che fosse una mansione. Non devo più fare tante cazzatine. Qualche cosina, poco poco. Le sorprese non finiscono qui. Lo chef ha infatti preparato un nuovo menù. I clienti non saranno più obbligati a mangiare quel che c'è, ma avranno la possibilità di poter scegliere. Vabbè, anche adesso il menù abbiamo bellissimo. Pure il menù. Il menù alla carte. Il menù alla carte. Sì. Messi bene nel piatto. Credo che il nuovo menù alla carta sia la scelta migliore. È che è inclusivo, capito? Non vuol dire carta o carto. Non assume il genere del menù così a cazzo, quindi la carta. Perché ci sono meno sprechi sicuramente. Qua ingredienti giusti, facili, che costano poco. Vedi, lei in stand-by, è in modalità provvisoria, vedi? Ma c'hanno la loro identità, guarda quanti sono belli qua. Tre antipasti veloci, come questa crema di castagna, con formaggio buona. Fresco. La carne cruda, un po' di erbetta con una crema di parmigiano. Vedi, lei in stand-by, vedi così. Ha dimenticato di sbloccarle la modalità provvisoria, è rimasta bloccata. Giano, calamari grigliati con carciofi, menta, olio e sale, basta. Sì, sì. Qui ci sono i primi. Tagliatelle con un ragù espresso di coniglio, dei maccheroni semplicissimi al pesto, fagiolini belli. E patate. Plin di broccoli con una salsa... Buonissimi! E acciuga. Sì. E poi i secondi. Una trippa e fagioli, semplicissimo. Spalletta di vitello. Semplicissima, anche quella immagino. Brasata con una composta di patate e erbe. Non vedo un secondo, qual è? Grigliato. Massimo. Ci pensiamo noi. Tu alla griglia. Secondo me non hai capito un cazzo di quello che ha detto. Tu allo spiedo, con amore. E poi tre dessert. Facile, il tuo tiramisù, sì. Nocciola, caffè. Sì, spero fatto bene però. È cremoso. Sì. Una tartelletta di mele. Mm-hmm. Abbiamo fatto una crema alla cannella, torta al cioccolato, mandorle e una salsa alla vaniglia. Che ti prendi il pezzetto e lo, sì. Lo passi nella crema. Sto prendendo mele.
Ah, ma si mangia? Non dà la mano, Ras. Adesso con questi piatti il vino la gente lo deve pagare, come fanno tutti. Adesso che volete fare? A mangiare, dai, mangiamo. Massimo, assaggiare, non mangiare. L'ho tolto, lo tolgo, l'ho mangiato, lo metto qua. Come umano lei. Il nuovo Alba Choc apre finalmente i battenti. Lo staff è carico e pronto a dare il massimo per non deludere le aspettative. Guarda, è tantissimo Fantozzi, cazzo! Il lavoro è stato un po' faticoso perché era da un po' che il locale non si riempiva in questo modo. Questo qui beveva da anni, ma non mangiava. Buonasera. Complimenti per il locale, veramente stupendo. Grazie, abbiamo rinnovato tutto. Grazie, arriva il proprietario, mangia la carne, stronzo! Brava, è così. Guarda che stai creando, guarda. Come antipasti, due insalate di carciofi, una carne cruda e una crema di castagne. Tutto sembra andare per il meglio, ma con le prime ordinazioni arrivano anche i primi problemi. Dai. Gli avete aggiornato il database? Che sta qua è rimasta la vecchia cucina, se no. Ehi, fermati. Dove va? Hai assaggiato? No. Hai assaggiato? No? Assaggia. Hai assaggiato? Manca il sale. Ah, e cosa stavi facendo lì? Minchia zia, porca troia, Non è che hai detto manca un ingrediente, la componente acida leggermente superiore rispetto a quella porca troia, il sale. Servirlo? Vuoi ripetere sempre gli stessi errori? Porca troia, il sale, zia, il sale, Va assaggiata! Sì. Non ho assaggiato la pasta, lo chef mi ha fatto tornare indietro a assaggiarli, infatti non aveva il sale. Allora, Flo, due di pesto e un plin. Per me due tagliatelle e un plin. Ma scusa un po', dove sono i due plin di prima? Io devo no, anche non lo so, ragazzi, lo sapete voi. Prima cosa, se comande qua non vanno messe così. Dai, tirilo. Noi non abbiamo mai preso comande, quindi era anche Vabbè, capito. Un po' una novità. Man mano che arrivi, primo tavolo che arrivi, secondo tavolo, terzo, quarto, sì. Quinto e sesto, via. Se no, a fine sera ci saranno sempre 50 comandi. Vabbè, la loro prima. Allora, gliela passo perché è la loro prima esperienza con le comande, dai. Vabbè, questa gliela passiamo, non l'hanno mai presa le comande, ci sta, dai. Gliela passiamo, dai. Roba nuova anche per loro. I clienti sono rimasti tutti soddisfatti. Non l'abbiamo nemmeno mai fatto da mangiare qua, quindi. Sì, hanno fatto anche complimenti sulla qualità dei piatti. Luca, dalla sua postazione, controlla attentamente il lavoro in sala. Massimo invece sembra avere qualche difficoltà. Le lamentele dei clienti non tardano ad arrivare. Signorina, è da un po' che aspettiamo il secondo. Quanto ci vuole ancora? Un attimo, signora, un po' di pazienza, stiamo lavorando anche noi. Massimo è un po' inutile. La carne l'abbiamo appena spiedata, ve la portiamo subito. Volete qualcos'altro nell'attesa? Vado a vedere. Com'è, ma? Te la devi girare tre volte per così, non è al cazzo. Ho avuto qualche problemuccio con la carne. È arrivato Luca, ha preso in mano la situazione e ha dato sicurezza nuova anche in me. Signori, attenzione, le prime costine del nuovo bacio. Bravo! Oh, incredibile, è entrato e ha detto una cosa che non è una stronzata. Sono traumatizzato, ragazzi, sono scioccato. Ha detto una cosa che non è una stronzata e non è una roba in inglese casuale. Non ci posso credere. Che è successo? È rinsavito anche lui. E soprattutto non è ubriaco, cioè. Incredibile. La serata si chiude in maniera trionfale.
Luca si è rivelato un perfetto padrone di